legame con la musica, un ricordo del grande maestro, che però siano elementi di attrattiva per un pubblico non solo locale, ma soprattutto un pubblico internazionale, perché il Music Film Festival è un festival di portata internazionale e quindi arricchisca la PIL dei nostri dei turisti, dei potenziali turisti, per venire sulle terre verdiane, per venire a visitare questo museo e vivere anche questi eventi. Naturalmente un plauso anche al Comune di Busseto, che è partner naturalmente di questa iniziativa, alla gestione, alla società che gestisce il Museo Nazionale Giuseppe Verdi, per un'iniziativa che, come dicevo, si imperde molto sulla musica legata alla produzione cinematografica, si imperde molto sul discorso delle colonne sonore e vede la partecipazione, questa prima edizione, di molti registi, di molti provenienti da, con produzioni provenienti da tutta Europa. Quindi già un grande risultato. Il tema del legame delle colonne sonore con naturalmente la buona riuscita di un film, di un prodotto cinematografico, è un tema naturalmente storico, i grandi abbinamenti di Ennio Morricone e Sergio Leone, che è il compositore e regista, che sono dei binomi fortemente sinergici, fortemente saldati, e diciamo un film dove non riesce bene l'aspetto diciamo dell'aspetto musicale, l'aspetto della colonna sonora, è un film che sicuramente perde di qualcosa di importante. Quindi io credo che questo rapporto sia un rapporto molto forte e sia un rapporto imprescindibile. Quindi una proposta sempre legata al discorso della musica, con un premio, il Cine d'Oro, che è il premio principale, quindi naturalmente è di Rovaglio, che ci declinerà più tutto quello che è l'organizzazione in modo più capillare, però un premio che sempre ricorda il grande maestro, quindi il premio Cine d'Oro, che andrà a premiare la miglior colonna sonora e quindi il miglior compositore di musica. Vorrei ringraziare e salutare anche il maestro Moretti, Riccardo Moretti, che è naturalmente presidente di una giuria. Il maestro Moretti è compositore di colonne sonore, è una persona di altissimo livello e è presidente di una giuria anche questa composita in tutte le sue caratterizzazioni. Abbiamo un regista importante come Francesco Barini, abbiamo un docente di storia e critica del cinema dell'Università di Parma, Michele Verde. Quindi una giuria importante, una giuria che però è composita di varie professionalità, di varie esperienze, che dopo potrà ben lavorare, poi naturalmente il presidente ci porterà nel dettaglio l'approccio che la giuria vorrà avere nel giudicare e nel poi assegnare i vari premi. Non c'è solo il Cine d'Oro, ci sono altri premi, quelli di Rovaglio ci si porterà la descrizione. In linea generale, cosa devo dire? Devo dire che, come naturalmente assessore del turismo, io sono molto contento, perché quando nascono in modo spontaneo, soprattutto con grande intelligenza e con grande professionalità, delle iniziative, degli eventi di questa portata, non mi può far che piacere, anche perché questo ci porta sempre di più ad essere un territorio vivo, ad essere un territorio attrattivo, ad essere un territorio che sempre di più si raffigura come un prodotto turistico che in modo forte e indelebile si lega alla storia del grande compositore Giuseppe Verdi, ma soprattutto si offre come un territorio dove veramente si vive l'aspetto culturale su tutte le sue versioni, in tutti i suoi aspetti. E quindi da parte mia faccio veramente i complimenti ai creatori, tutti quelli che si sono attivati in questo senso, e quindi do la parola alla dottoressa Edi Rovaglio per poi far fare le conclusioni al maestro Moretti. Ringrazio l'assessore Maggiani per la sua esposizione molto esauriente di quello che è stata l'iniziativa di questa prima edizione del Busseto Music Film Festival, che Parma Peralta ha fatto in previsione del 2015, quindi di centenario verdiano. Noi dallo scorso anno già siamo presenti sul territorio di Busseto e in particolare mi ha
anche la collaborazione con il Museo Nazionale Giuseppe Verdi, quindi ringraziamo anche Camilla Bolani, che, con il quale insomma, abbiamo messo a punto diverse iniziative in previsione di questa data del bicentenario, e quest'anno iniziamo col Cigno d'Oro e con un'idea secondo noi originale, in quanto noi abbiamo chiamiamola, passatemi il termine, la solita lirica, ma l'abbiamo, visto che siamo nella terra di un compositore, quindi Giuseppe Verdi, e i compositori di oggi per la maggior parte sono compositori di musica da film, il maestro Moretti più presente ne è un esempio, e quindi pensiamo che il Cigno d'Oro possa andare a un compositore di musica da film. Per questo abbiamo ideato un Music Film Festival che è unico a livello internazionale, perché di film festival ce ne sono tantissimi, però che assegnano come primo premio la colonna sonora, questo è il primo, per cui pensiamo di aver fatto già una cosa insomma quanto mai originale, se non altro. Poi, come diceva l'assessore, appunto ci sono altri premi, quindi c'è comunque il Cigno d'Argento al miglior film, ci sono le menzioni d'onore a quelle che sarà la migliore fotografia, il miglior interprete, la migliore sceneggiatura, insomma una serie di altri premi. Le date iniziamo il 15, che è sabato, 15 settembre, fino al 22 settembre, quindi una settimana di proiezioni continue al museo, da mattino a sera, però prevalentemente diciamo il giorno 15 del sabato abbiamo un incontro con un regista alle 11 di mattina, e poi le proiezioni inizieranno al pomeriggio alle ore 15, e questo fino a sera. Infatti il festival non solo avrà delle proiezioni, ma avrà anche incontri con i registi, con i compositori, con gli attori, insomma per chi verrà, e quindi da domenica invece inizieremo alle ore 15. Ve lo dico perché su questo programma, che poi magari insomma prenderete, c'è anche domenica un incontro con il regista alle ore 11, però abbiamo fatto slittare, quindi una variazione di programma, sarà alle 15 del pomeriggio, in quanto il film Zarafat, che qui è venuto stampato, in effetti non viene invece proiettato, e quindi ci saranno anzi due registi, sia per il film Il cacciatore di anatre, e sia per il documentario Segantiniana dedicato a Vittorio Segantini. Abbiamo delle produzioni, come diceva l'assessore, che sono pervenute da ovunque, quindi a livello internazionale, dagli Stati Uniti, prevalentemente all'Europa, alla Spagna, alla Francia, dei documentari francesi che sono straordinari, abbiamo dall'Austria, dalla Russia, insomma delle produzioni veramente belle, non soltanto a livello diciamo di film a soggetto, ma anche a livello di documentario e a livello anche di corti, perché abbiamo avuto anche dei corti molto belli, quindi, e anche dei film d'animazione, che sono veramente particolari, sia ad esempio Tormenti, che è un film disegnato, pensate, quindi è un film fatto con dei disegni, con la voce di Luca Tigaretti, di Mastandrea, comunque di Scarpelli, per cui è già diciamo una firma, una garanzia, però è talmente avvincente, nonostante sia disegni, che io insomma ve lo consiglio, così come il film d'animazione che arriva dalla Spagna, Papa Soi e una zombie, che è diciamo qualitativamente molto bello, quindi li abbiamo messi insomma, anche la domenica per i bimbi eccetera, e poi dopo diciamo il programma si dipana con delle proiezioni sia pomeridiane che serali fino al 21 di settembre. Il 22 alla sera, quindi sabato sera, ci sarà la serata di premiazione, quindi la cerimonia di premiazione finale, verrà fatta sempre alla sala del Museo Verdi, così come tutte le proiezioni vengono fatte alla sala del primo piano del Museo Verdi a Busseto, quindi a Villa Pallavicino, e sabato sera quindi si conclude con la cerimonia di premiazione, questa prima nostra edizione. La giuria
Mattia, che insomma ha lavorato molto bene per questa, insomma dopo si esprimerà, sapremo venerdì quale sarà, però io credo che loro abbiano già un'idea, però non la svegliamo, io credo che il maestro Moretti voglia svelarla, però insomma comunque credo che ci siano, ecco, delle cose interessanti. Noi invitiamo quindi tutto il pubblico a partecipare, perché ovviamente gli incontri con i registi sono anche conferenze stampa e quindi giornalisti, ma non solo, poi sarà anche il pubblico. E comunque tutte le proiezioni sono aperte al pubblico, c'è un biglietto giornaliero, poi c'è un abbonamento per chi lo vuole fare a tutti i giorni del festival. E quindi insomma invito a partecipare. Io do la parola appunto al presidente della giuria, che è il maestro Riccardo Moretti, per meglio magari entrare in quello che è stato il loro